La NBA narra le gesta di leggende del basket, leggende che spesso si sono unite, volutamente o meno, per formare quelli che noi chiamiamo volgarmente i Big Three. Di Big Three ne è piena la storia di questo giochino, ma nessuno fino ad ora li ha fatti scontrare uno contro l'altro sul campo da gioco. È giunto il momento. Benvenuti al Big Three Clash. Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz, NBA Revival Zone. Oggi si parte con il Big Three Clash. Che cos'è? È semplicemente una simulazione in modalità blacktop su NBA 2K23 tra quelli che ho rintracciato come i migliori Big Three di sempre della storia della NBA. C'è anche qualcosa di esotico, ovviamente, perché Big Three comunque è difficile trovarli nella storia, comunque trovarne tanti e competitivi. Io ho deciso di trovarne 16 per imbastire una griglia playoff che parta dagli ottavi, poi i quarti, semifinale e un'ipotetica finale NBA per decidere chi è stato il Big 3 migliore della storia della Lega. Ho quindi scelto 16 Big 3 e andiamo a vederli. Allora ragazzi, ho suddiviso i 16 Big 3 in due fasce, quindi le 8 teste di serie per capirci e le 8 di seconda fascia, o almeno quelle che io reputo essere state di prima e di seconda fascia. In prima fascia troviamo Steph, Clay e Draymond Green, Magic, Karim e Worthy, Jordan, Pippen e Rodman, Russell, Havlicek e Sam Jones per tornare ai Boston Celtics della dinastia, ovviamente LeBron, Wade e Bosh, Garnett, Pierce, Allen, Bird, McHale e Parrish e Parker, Ginobili e Duncan. Questi 8 Big 3 sono le 8 teste di serie, le ho messe in un'urna. Gli altri 8 Big 3 invece li ho messi nella seconda urna, quindi gli accoppiamenti, almeno per gli ottavi, saranno tra una squadra dell'urna 1 e una squadra dell'urna 2. Nell'urna 2 ci sono Olajuwon, Drexler, Horry, Simmons, Embiid, Butler, esotica, durata una stagione ma potenzialmente un buon Big 3, Kobe, Shaq e Fisher, Stockton, Malone e Jeff Hornacek, Giannis, Middleton e Jrue Holiday, Jerry West, Wilt Chamberlain ed Elgin Baylor, Harden, Westbrook e Durant per tornare ai tempi di Oklahoma City e poi Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Andiamo ora a vedere che accoppiamenti sono usciti. Ed eccoci qui signori, estrazioni fatte tramite un sito che ho trovato online in maniera molto becera. Ve li posto qua davanti, Notepad++, signori. Notepad++, quanto lo uso per lavoro, eccolo qua, Notepad++. Gli ottavi sono già stati organizzati di modo da avere già un'idea dell'alberatura finale, ovvero il primo ottavo, quello che vedrà di fronte Steph, Clay e Green contro Olajuwon, Drexler e Horry, se la vedrà poi la vincente di questo ottavo con la vincente dell'ottavo 8, quello tra Magic, Karim, Worthy e Simmons, Embiid e Butler, e così via, giusto per darvi un'idea di quella che è l'alberatura creata dal fato, dal destino. Come vedete gli accoppiamenti sono vari, c'è un Jordan, Pippen, Rodman contro Kobe, Shaq e Fisher, c'è un ottavo di finale un po' meno atteso forse, quello tra Bill Russell, Havlicek e Jones, Stockton, Malone e Hornacek. Poi nella parte bassa un bel LeBron, Wade, Bosh contro Giannis, Middleton e Holiday. Garnett, Pierce, Allen contro West, Chamberlain e Baylor, quindi di fatto Celtics contro Lakers. Poi abbiamo Bird, McHale e Parrish contro Harden, Westbrook e Durant, tempi di OKC. Parker, Ginobili e Duncan contro Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Vi dico grosso modo quale sarà
il regolamento di massima. Le partite si chiuderanno ai 15 punti, sarà partita secca, quindi non sarà una serie al meglio delle tre partite per dirci, ma sarà una partita secca ai 15 punti. I giocatori verranno presi e utilizzati nella modalità Blacktop di NBA 2K23. Come verranno scelti? Beh, verranno scelti nel momento in cui appartengono tutti quanti alla stessa squadra. Per chi conosce NBA 2K23 sa che lo Shaquille O'Neal si può trovare sia nei Lakers dei primi 2000 sia negli Orlando Magic degli anni 90. Ecco, io andrò a prendere in questo caso lo Shaq dei Lakers 2000 insieme a Kobe e Fisher che appartenevano alla stessa squadra. Stesso discorso vale ad esempio per West, Chamberlain e Baylor. Vado a prenderli quando hanno giocato insieme, ovvero ad inizio anni 70, in cui magari Baylor era già in calo e quindi non è il prime Baylor, ma sarà il Baylor di quel preciso momento storico. Ovviamente qua in modalità, ribadisco, molto becera vi ho messo gli accoppiamenti che sono usciti. Vorrei molto che voi nei commenti andaste di pronostici. Pronostico secco, ragazzi. Questa è l'alberatura, che vuol dire che il primo ottavo si scontrerà poi con l'ottavo 8, il 4 col 5, il 3 col 6, il 7 col 2 e i vincenti andranno avanti di volta in volta. Il fato ha voluto questi accoppiamenti e noi ci rimettiamo al fato. Potrebbe essere l'inizio di nuove modalità, di nuove esperienze all'interno di questo canale, anche per, non so, buttarci un pochettino nel gaming e non parlare sempre solo di NBA vera e reale, anche perché in alcuni periodi c'è poco da dire, insomma, diciamocelo, bisogna molto sforzarsi per trovare gli argomenti, cosa che è successa spesso, però insomma non è così semplice. Quindi proviamo a cercare di buttare lì una modalità nuova, fate il vostro gioco, usate i commenti per fare i vostri pronostici, metterò pinnato il commento pinnato, fissato mio col mio pronostico personale, non sto barando, devo ancora fare tutto e simulare tutto. A distanza di una settimana da questo video inizieranno poi le partite reali e ci sarà una simulazione, ci sarà il mio commento alle spalle e non ci resta che attendere, ragazzi. Che dite? Può aver senso una cosa del genere? Vabbè, anche se non ce l'ha, proviamoci e vediamo come va, ragazzi. Fate il vostro gioco, usate i commenti, noi ci vediamo la settimana prossima per iniziare il Big 3 Clash. Ciao!